Ciao a tutti, oggi prepareremo delle camille fatte in casa senza uova, senza burro, senza latte. Allora iniziamo frullando le carote, io ne sto usando due, con le mandorle oppure potete utilizzare farina di mandorle. Ed ecco qui, abbiamo frullato la carota insieme alle mandorle e adesso proseguiamo con la ricetta. In una ciotola mettiamo la farina, lo zucchero, un pizzichino di sale, una bustina di lievito per dolci, il mix di carote e mandorle che abbiamo frullato precedentemente e la scorza grattugiata di un'arancia biologica. Ecco qui, quindi abbiamo aggiunto tutti gli ingredienti secchi, adesso andiamo ad aggiungerci gli ingredienti liquidi. Quindi andiamo ad aggiungere latte di soia oppure, come nel mio caso, quello o la bevanda vegetale alle mandorle. E iniziamo a mescolare con l'aiuto di una frusta. Potete utilizzare anche le fruste elettriche se preferite. Poi aggiungiamo olio di semi di mais. E infine il succo di un'arancia. E a questo punto andiamo a mescolare bene il tutto con l'aiuto delle fruste. Ed eccolo qui, il composto è pronto. Adesso andremo a versarlo negli stampini. Ho proprio questi qui per camille che ho leggermente oliato. Adesso andiamo a versare il composto negli stampini. Eccoli qui, ho riempito i miei stampini, adesso andrò ad infornarli in forno ben caldo a 180 gradi per 30 minuti. Se voi non avete proprio gli stampini per camille, potete utilizzare tranquillamente gli stampini quelli lì per i muffin oppure una tortiera. Andiamo ad infornarli a 180 gradi 30 minuti. Ed eccole qui, le mie camille sono pronte per essere gustate. Guardate che meraviglia! Sono state nel mio forno statico a 180 gradi per 25 minuti. Voi naturalmente controllatele, fate la prova a stecchino. E niente, ragazzi, vi assicuro che sono veramente deliziose e semplicissime da preparare. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farla, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i miei prossimi video. Io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!